è grande, esaltato in potenza, maestoso al di sopra di ogni cosa. I cieli raccontano la sua grandezza. Il firmamento manifesta la sua meravigliosa creazione. Giorno dopo giorno ci parlano di lui ed ogni notte lo fanno conoscere. Quando Dio creò i cieli, creò anche la terra. E dalla polvere della terra formò l'uomo e gli soffiò nelle narici un alito di vita. Il Dio d'amore creò l'uomo e la donna a sua immagine, perché potessero essere in relazione con lui. Così, in principio, essi rispettavano e onoravano Dio e vivevano in armonia con lui. E fu così fino al giorno in cui Satana tentò la donna per indurla a mangiare il frutto proibito. Lei lo diede all'uomo e anche egli ne mangiò. Così facendo, l'umanità si ribellò a Dio e scelse di seguire la propria strada. A causa di questo peccato, l'uomo fu separato da Dio e cacciato dal giardino dell'Eden. Ma Dio amava ancora l'umanità. Il suo desiderio non era certo quello di essere separato da coloro che aveva creati. Tuttavia, come può Dio essere santo e fonte della giustizia perfetta se non giudica l'umanità per i suoi peccati? Nel suo libro santo, Dio rivela il suo piano per salvare il mondo dal giudizio. Abramo fu uno dei primi a cui fu rivelato questo piano. Abramo era un uomo giusto. Dio gli promise di benedirlo e di rendere i suoi discendenti numerosi come la sabbia del mare e le stelle del cielo. Per mettere alla prova la sua obbedienza, Dio chiese ad Abramo di sacrificare per lui suo figlio. Abramo ebbe fiducia in Dio e volle obbedirgli. Ma nel momento in cui sollevò il coltello per uccidere suo figlio, l'angelo del Signore lo fermò. Vide che Abramo temeva Dio e voleva ubbidirgli. Subito dopo, Abramo vide un montone impigliato per le corna in un cespuglio e lo sacrificò come offerta a Dio al posto di suo figlio. In questo modo, Dio mostrò ad Abramo che un agnello o un animale simile doveva essere ucciso per coprire temporaneamente il peccato, fino a quando Dio non avrebbe provveduto il sacrificio definitivo che avrebbe pagato per i peccati dell'umanità. Così come il peccato separava l'umanità da Dio, il sacrificio ristabiliva la loro relazione. Le sacre scritture parlano di colui che doveva venire per essere il sacrificio definitivo per i peccati del mondo. Come il montone aveva preso il posto del figlio di Abramo,
Così egli avrebbe preso il posto dell'uomo affinché quest'ultimo potesse essere perdonato. Il Messia, colui che sarebbe venuto per riconciliare l'umanità con Dio una volta per tutte. I profeti hanno predetto in dettaglio molte cose riguardo al Messia centinaia di anni prima della sua venuta. Il profeta Isaia ha predetto la sua nascita miracolosa. Una vergine concepirà e partorirà un figlio. Le scritture affermano anche che questo figlio è il figlio di Dio. Questo miracolo è avvenuto grazie all'intervento spirituale dello Spirito di Dio. Il profeta Michea ha predetto che il Messia sarebbe nato a Betlemme. Mentre il profeta Zaccaria ha preannunciato che egli avrebbe fatto il suo ingresso a Gerusalemme a dorso di un asino e che Giuda, uno di quelli che lo seguivano, lo avrebbe tradito. Isaia ha profetizzato ciò che il Messia avrebbe fatto al momento della sua venuta. Il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi e annunciare che è giunto il tempo in cui il Signore salverà il suo popolo. Chi è dunque il Messia? Nel primo secolo venne un profeta chiamato Gesù. Alcuni pensarono che fosse colui del quale parlavano i profeti. È possibile? La sua vita ha adempiuto quello che è stato predetto. Gesù era più che un profeta. Quella che segue è la sua storia, basata su testimonianze oculari riportate nelle sacre scritture. Un attore recita il ruolo di Gesù e, benché nessun attore sia degno di un ruolo simile, questo film è stato girato affinché possiamo capire e trarre beneficio dalla vita di Gesù. Caro Teofilo, ti scrivo un ordinato resoconto dei fatti che sono accaduti tra noi, affinché tu conosca la verità su tutte le cose che hai sentito. Al tempo in cui Cesare Augusto era imperatore di Roma ed Erode re della Giudea, Dio mandò l'angelo Gabriele da una vergine del villaggio di Nazareth, di nome Maria. Temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Tu concepirai e darai alla luce un figlio che chiamerai Gesù. Com'è possibile? Io sono vergine. Lo Spirito Santo verrà su di te. Per questo il bambino che avrai sarà santo, sarà chiamato figlio di Dio. Il suo regno non avrà mai fine. E così Maria si mise in viaggio per far visita a sua cugina Elisabetta, anch'essa in attesa di un bambino. Elisabetta! Maria! Cugina cara! Tu sei la più benedetta tra le donne. E benedetto è il bambino che avrai. Appena ho sentito il tuo saluto, il bambino che è dentro di me si è mosso per la gioia. L'anima mia magnifica il Signore. E il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Uomini di Nazareth, per ordine di Cesare Augusto, sarà effettuato un censimento nei territori imperiali della Galilea e della Giudea. Tutti i sudditi dovranno farsi registrare nei villaggi e nelle città d'origine. E Maria andò a Betlemme, in Giudea,
a farsi registrare con Giuseppe suo sposo. Ma a Betlemme non trovarono alloggio e dovettero sistemarsi in un'umile stalla. In quella stessa regione c'erano dei pastori che di notte facevano la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore apparve loro e la gloria di Dio li avvolse di luce. Oggi, nella città di Davide, è nato il vostro Salvatore, il Cristo, il Signore. I pastori si affrettarono a vedere il neonato nella mangiatoia e furono i primi a divulgare la buona notizia della nascita del Salvatore. Una settimana dopo, venuto il tempo della sua circoncisione, gli fu messo il nome Gesù. Poi Giuseppe e Maria portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Nel tempio vi era un uomo pio e giusto, al quale lo Spirito Santo aveva rivelato che prima di morire avrebbe visto il Cristo. Il suo nome era Simeone. Oh Signore, ora che hai mantenuto la tua promessa, lascia che il tuo servo se ne vada in pace. I miei occhi hanno visto il Salvatore. È questo bambino. Siate benedetti. E quando ebbero compiuto il loro dovere in obbedienza alle leggi del Signore, partirono da Gerusalemme e tornarono a Nazareth. Quando Gesù compì 12 anni, Giuseppe e Maria lo portarono a Gerusalemme per la festa della Pasqua. Ma mentre se ne tornavano a casa, si accorsero che Gesù non era con loro. Allora tornarono in città in cerca di lui. E dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai rabbini e agli anziani. Di chi è questo bambino che risponde così? È nostro figlio. Pensavamo fosse in viaggio con noi. Vi prego, perdonatelo. Tutti quelli che lo avevano udito erano meravigliati. Figlio, perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io ti cercavamo. Eravamo molto preoccupati. Perché mi cercavate? Non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio? Tornò con loro a Nazareth e cresceva in sapienza, in statura e in grazia, davanti a Dio e agli uomini. Nel 15° anno del regno dell'imperatore Tiberio, quando Ponzio Pilato era governatore della Giudea ed Erode tetrarca della Galilea, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio fu rivolta a Giovanni nel deserto ed egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando il battesimo del ravvedimento per il perdono dei peccati. Abbandonate i vostri peccati e siate battezzati e Dio perdonerà i vostri peccati. Come è scritto nel libro del profeta Isaia. Una voce grida nel deserto. Preparate la via del Signore. Spianate i suoi sentieri. Le valli siano tutte riempite. Le montagne e le colline abbassate. Raddrizzate le curve delle strade e togliete tutti gli ostacoli.
allora tutti vedranno che Dio è il Salvatore. Cosa dobbiamo fare? Sì, spiegaci tu. Voi, cosa possiamo fare? Razza di vipere! Cosa vuoi che facciamo? Mostraci tu la via. Chi di voi ha due abiti? Deve darne uno a colui che ne è senza. E chi ha del cibo in più, faccia altrettanto. Maestro, noi siamo pubblicani. Che cosa dobbiamo fare? Non esigete più di quanto è dovuto. E noi allora? Cosa dovremmo fare? Non estorcete con la forza i soldi a nessuno. E non sostenete le accuse false. Accontentatevi della vostra paga. Dici, sei tu il Messia? Io vi battezzo con acqua, ma sta per venire uno che è più potente di me. Io non sono neppure degno di allacciargli i sandali. Lui vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Egli tiene in mano la pala per separare la paglia dal grano che raccoglierà nel suo granaio. E lo Spirito Santo discese su Gesù in forma di colomba. E venne una voce dal cielo: tu sei il mio figlio diletto, in te mi sono compiaciuto. Quando Gesù cominciò il suo ministero, aveva 30 anni circa. Tornò dal Giordano ripieno dello Spirito Santo e dallo Spirito fu condotto nel deserto dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Durante quei giorni non mangiò nulla. Allora il diavolo gli disse: se tu sei il figlio di Dio, ordina a questa pietra che diventi pane. Sta scritto: non di solo pane vivrà l'uomo, ma d'ogni parola che viene da Dio. Allora il diavolo lo portò in alto e in un attimo gli mostrò tutti i regni del mondo. Io ti darò tutti questi regni ricchi e potenti. Sono stati dati a me e posso darli a chi voglio. Saranno tutti tuoi se tu mi adorerai. Sta scritto: adorerai il Signore Dio tuo e soltanto Lui servirai. Allora il diavolo condusse Gesù a Gerusalemme e lo portò sulla sommità del Tempio. Se tu sei figlio di Dio, buttati giù, perché la scrittura dice: Dio comanderà ai suoi angeli di avere cura di te. Dice anche che ti sosterranno con le loro mani e il tuo piede non urterà contro alcuna pietra. La scrittura dice: non sfidare il Signore, il Dio tuo. Thank you.
e tornò a Nazareth, il luogo dove era cresciuto. Ciao. Ciao. E il sabato, come al solito, entrò nella sinagoga. E fu invitato a leggere un brano del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore è su di me. Perciò mi ha scelto per portare il lieto messaggio ai poveri. Mi ha mandato per annunziare liberazione ai prigionieri e il dono della vista ai ciechi. A liberare gli oppressi e a dire che è giunto il tempo in cui il Signore salverà il suo popolo. Parla proprio bene. Oggi si avvera per voi che mi ascoltate questa profezia. La scrittura si è avverata. Ma solo il Messia può adempiere quella promessa. Non è il figlio di Giuseppe. Senz'altro voi mi citerete il proverbio: medico cura te stesso. E mi direte: ma anche qui nel tuo villaggio quello che si dice hai fatto a Cafarnao. Ma io vi dico: nessun profeta ha fortuna in patria. Dicendo così, Gesù si dichiarava il Messia, l'unto di Dio, mandato per salvare il suo popolo. Ma questi giudei non l'accettarono come Messia. Volevano gettarlo nel burrone, ma Gesù passò in mezzo a loro e se ne andò. E scese a Cafarnao, città della Galilea. L'occupazione del paese da parte dei romani era evidente ovunque e tutti aspettavano il Messia che li liberasse dalla tirannia. La pace sia con te. E con te, maestro. Mi porterà la tua barca, Simone? Come no? Che fa? Se ne va? No, aspetta, maestro! Di qualcosa, di qualcosa! Parlaci, Gesù! Due uomini salirono al tempio per pregare. Un fariseo e un esattore delle tasse. Il fariseo stava in disparte e diceva: Dio, ti ringrazio perché non sono avido, né disonesto, né adultero come gli altri. Grazie che non sono come quell'esattore. Digiuno due volte la settimana. Offro la decima di quel che guadagno. L'esattore stava dietro e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: Dio, abbi pietà di me, son peccatore. Vi dico che l'esattore tornò a casa perdonato, non il fariseo. Perché chi si esalta sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Spingi la barca dove l'acqua è più profonda. E poi calate le reti per la pesca. No, maestro. Abbiamo lavorato tutta la notte, senza prendere nulla.
Però, visto che lo dici tu, getterò senz'altro le reti. Giacomo! Giovanni! Giacomo, Giovanni, venite con la vostra barca, dateci una mano, sbrigatevi! Non ce la facciamo! Va bene. Basta così. Allontanati da me, signore. Sono un peccatore. Non temere. Sarai pescatore d'uomini. Datemi retta e venite a me. Ascoltatemi e vivrete. Cercate Dio ora che si fa trovare. Chiamatelo adesso che è vicino. Chi è senza fede e senza legge cambi mentalità. Chi è perverso rinunci alla sua malvagità. Tornate al Signore, egli avrà pietà di voi. Tornate a Dio che perdona con larghezza. Sta venendo! Eccolo, guarda! Gesù! Gesù! Ti prego di salvare la mia unica figlia. Signore, pietà! Sta morendo, ha soltanto 12 anni! Ti prego, vieni con me! Jair, mi dispiace tanto. Gesù! Tua figlia è morta. Non disturbare più il maestro. Non temere. Abbi fede e sarà salvata. Non piangete. È solo addormentata, non è morta. Bambina, alzati. Datele da mangiare. Mi raccomando, non dite nulla a nessuno. Più tardi vide un pubblicano di nome Matteo Levi seduto dietro il banco dove si pagavano le tasse. Seguimi.
E Gesù andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, radunò i suoi discepoli e ne scelse 12 che chiamò apostoli. Simone, che egli chiamò anche Pietro. Andrea, suo fratello. Giacomo. Giovanni. Filippo. Bartolomeo. Matteo. Tommaso. Giacomo figlio d'Alfeo. Simone detto Zelota. Taddeo. E Giuda Iscariote, che poi lo tradì. Beati voi poveri, Dio vi darà il suo regno. Beati voi che avete fame, perché Dio vi sazierà. Beati voi che piangete, perché Dio vi darà gioia. Beati sarete quando gli uomini vi odieranno e vi insulteranno, e vi disprezzeranno a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi allora ed esultate, perché grande sarà la vostra ricompensa. Infatti i loro padri così trattavano i profeti. Sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti. È tutto quello che ho. Come sarebbe tutto quello che hai? Guai a voi che adesso siete ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Non vuole essere ricco, deve essere pazzo. Guai a voi che adesso ridete, perché sarete tristi e piangerete. Guai a voi quando di voi tutti diranno bene, perché i loro padri dicevano le stesse cose dei falsi profeti. Ma a voi che mi ascoltate dico: amate i vostri nemici. Fate del bene a chi vi odia. Benedite chi vi maledice. E pregate per chi vi fa del male. Se qualcuno ti percuote su una guancia, porgigli anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, lasciati prendere anche la camicia. Da a tutti quelli che ti chiedono qualcosa. E a chi prende ciò che ti appartiene, non chiedere che ti venga reso. Fate agli altri quello che volete che facciano a voi. Se amate soltanto quelli che vi amano, come sarà Dio contento di voi? Anche i peccatori amano chi li ama. Se fate del bene a chi vi fa del bene, come sarà Dio contento di voi? Anche i pagani fanno così. Come ha potuto parlare con lei? Come ha potuto toccarla? È disgustoso. (Susurra)
Invece, amate i vostri nemici e fate loro del bene. Date in prestito senza aspettarvi nulla. Avrete una grande ricompensa, perché sarete figli dell'Altissimo, di colui che è buono anche con gli ingrati e i cattivi. Siate misericordiosi, come lo è Dio, vostro Padre. Salvaci, Gesù! Non giudicate e Dio non vi giudicherà. Non condannate e Dio non vi condannerà. Perdonate e Dio vi perdonerà. Guidaci tu, o Signore. Date e Dio darà a voi. Con la misura con cui misurate sarà misurato a voi. Un cieco non può guidare un altro cieco. Se lo fa, cadranno entrambi in un fosso. Perché guardi la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello e non badi alla trave che è nel tuo? Guidaci tu, maestro! Signore, abbiamo bisogno di te! Beata la donna che ti ha generato e allattato! Beato piuttosto chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica. Vorrei conoscerlo, quest'uomo. Tu credi che possa essere il Messia? Questo fariseo invitò Gesù a cenare con lui. E Gesù andò a casa sua e si mise a tavola. Forza, bambini, è l'ora. Niente discussioni. A letto. Non vorrebbero mai andare a letto. Che ci fa lei qui? Non lo so. Cosa sta facendo? Se costui fosse proprio un profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca. Saprebbe che è una prostituta. So chi è questa donna, Simone. E ora ascoltami. C'era un creditore che aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. Non avendo essi di che pagare, condonò a entrambi il debito. Quale dei due lo amerà di più? Penso quello che ha ricevuto il favore più grande. Hai ragione. Vedi questa donna? Sono venuto in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavarmi i piedi. Lei, invece, mi ha lavato i piedi con le sue lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai salutato con un bacio, ma lei non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato profumo sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico, i suoi peccati le sono perdonati perché ha mostrato un amore riconoscente. Ma quelli cui si perdona poco sono meno riconoscenti. I tuoi peccati ti sono perdonati. La tua fede ti ha salvata, va in pace. Come può perdonare il peccato su di te? È una bestemmia. E Gesù se ne andava per città e villaggi, annunziando il lieto messaggio del regno di Dio. Con lui c'erano i 12 discepoli e anche alcune donne che egli aveva liberato da spiriti maligni: Maria di Magdala, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, e Susanna e altre.
Erode, nominato tetrarca di Galilea dai Romani, aveva fatto imprigionare Giovanni Battista perché aveva condannato la sua relazione con la moglie di suo fratello. Allora, quando giungemmo all'entrata di Nain, stavano per seppellire un morto. Era l'unico figlio di una vedova. Quando Gesù vide la donna, ne ebbe compassione. Allora toccò il lenzuolo e disse: «Ragazzo, alzati!» Il giovane si alzò e cominciò a parlare. E Gesù lo restituì a sua madre. Va da lui e chiedi: sei tu quello di cui profetizzava Giovanni? Oh, dobbiamo aspettare un altro. Maestro. Maestro. Giovanni Battista ci ha mandati a chiedere: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Dite a Giovanni quel che avete visto e udito. I ciechi vedono, gli zoppi camminano. Beati quelli che non dubitano di me. Voglio vedere anch'io. Su, sulle mie spalle. Ci vedi adesso? Sì, vedo Gesù. Un contadino andò a seminare. E una parte del seme cadde sulla strada e fu calpestata. E gli uccelli del cielo la beccarono. Un'altra parte cadde tra i sassi. E appena le piantine nacquero si seccarono per mancanza d'umidità. Un'altra parte cadde tra le spine, e le spine crebbero con le piante e le soffocarono. Alcuni semi caddero in terreno buono, e le piante crebbero, e ogni seme si riprodusse 100 volte. Maestro, perché parli in parabole quando ti rivolge la folla? A voi Dio ha concesso di conoscere i misteri del regno. Agli altri, invece, è annunziato in parabole, perché guardando non vedano e udendo non capiscano. Il significato della parabola è questo. Il seme è la parola di Dio. Quello che cade sulla strada sta per coloro che ascoltano. Ma poi viene il diavolo e toglie il messaggio dal loro cuore per impedire che credano e quindi si salvino. Il seme che cade tra i sassi sta per coloro che ascoltano il messaggio e lo ricevono con gioia, ma non hanno radici. Credono per un certo tempo, ma quando arriva il momento della prova, vengono meno. Il seme che cade tra le spine sta per coloro che ascoltano, ma le preoccupazioni, le ricchezze, i piaceri di questa vita li assillano e li soffocano. E così rimangono senza frutto. E il seme che cade in terreno buono sta per coloro che ascoltano il messaggio e lo conservano in un cuore onesto, e con la perseveranza producono il loro frutto. Nessuno accende una torcia e la copre con un secchio, o la mette sotto il letto. Piuttosto la mette in alto, affinché coloro che entrano vedano la luce. Tutto ciò che ora è nascosto sarà portato alla luce, e tutto ciò che è segreto sarà rivelato. Attenti dunque a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato ancora. Ma a chi non ha, io vi dico che sarà tolto anche quel poco che egli crede di avere. Maestro, tua madre e i tuoi fratelli ti aspettano fuori. Vogliono vederti. Mia madre e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola di Dio e ubbidiscono.
Un giorno Gesù salì in barca con i suoi discepoli e disse loro: andiamo all'altra riva del lago. E mentre navigavano, Gesù si addormentò. Dov'è la vostra fede? E approdarono nel paese dei Geraseni, che è di fronte alla Galilea. Ti chiami? Legione, ti preghiamo, Signore, non mandarci negli abissi. Lasciaci entrare in quel branco di maiali. Ehi! Tornate qui! Fermatevi! Fermatevi! E i diavoli uscirono dall'uomo. Tornate qui! Ed entrarono nel mare. Io ti seguirò dovunque tu vada. Lasciami venire con te. Torna a casa tua e racconta quel che Dio ha fatto per te. Gesù e i suoi discepoli si ritirarono a Betsaida. Ma molte persone lo seppero e lo seguirono. Sul far della sera Pietro disse: Maestro,
manda via questa gente. Così potranno andare nei villaggi e nelle fattorie dei dintorni a trovare da mangiare e da dormire. Questo è un posto deserto. Date loro voi qualcosa da mangiare. Ma noi non abbiamo altro che 5 pani e 2 soli pesci. Benedetto sei tu, o Signore e Dio nostro, Re dell'universo, che fai scaturire il pane dalla terra. Incredibile! Secondo la gente, chi sono io? Alcuni dicono che sei Giovanni Battista. Altri dicono che tu sei Elia. E altri ancora che sei uno dei profeti del passato, tornato in vita. Ma voi che dite? Chi dite che io sia? Tu sei il Cristo promesso da Dio. Voi questo non lo direte a nessuno. Il figlio dell'uomo deve soffrire ed essere rifiutato. Sarà messo a morte. Ma il terzo giorno egli tornerà in vita. To the following day, each night repeats it to the next. Chi di voi verrà con me? Io ti seguirò, maestro. Ma prima vorrei andare a casa a salutare la mia famiglia. Chiunque mette mano all'aratro e poi guarda indietro non è adatto per il regno di Dio. Chi vuole venire con me deve rinunziare a se stesso, prendere ogni giorno la sua croce e seguirmi. Chi pensa solo a salvare la sua vita la perderà. Chi invece è pronto a sacrificare la sua vita per me la salverà. Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se perde la propria anima? Il figlio dell'uomo, quando verrà nella sua gloria e nella gloria del Padre e dei santi angeli, si vergognerà di chi si è vergognato di me e delle mie parole. In verità vi dico, vi sono qui alcuni che non moriranno prima di aver visto il regno di Dio. Poi Gesù prese con sé Giovanni e Giacomo e Pietro e salì su un monte a pregare.
E mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e il suo vestito diventò candido e sfolgorante. Ad un tratto si videro due uomini avvolti di uno splendore celeste. Erano Mosè ed Elia e parlavano con Gesù. Tu realizzerai il piano di Dio. Ti uccideranno a Gerusalemme. Quando stavano per andarsene, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui. Faremo tre tende. Una per te. Mentre Pietro parlava, una per Mosè. Una nuvola li avvolse con la sua ombra. E una per Elia. E i discepoli ebbero paura. E dalla nube si fece sentire una voce che diceva: Questo è mio figlio, che io ho scelto. Ascoltate lui. Maestro! Maestro! Ti supplico di guardare mio figlio! Ti scongiuro di aiutarlo! È il mio unico figlio! Ho pregato i tuoi discepoli di scacciare questo spirito maligno, ma non ci sono riusciti! Gente testarda e senza fede! Fino a quando dovrò restare tra voi e sopportarvi? Portami qui tuo figlio. Insegnaci a pregare, come Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Quando pregate, dite: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà anche in terra, come fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E perdonaci i nostri peccati, come anche noi perdoniamo a chi ci ha offeso. Fa che non cadiamo in tentazione, ma liberaci dal male. Chiedete e riceverete. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve. Chi cerca trova. A chi bussa sarà aperto. Qual è tra di voi quel padre che darà a suo figlio una serpe quando gli chiede un pesce? O uno scorpione quando gli chiede un uovo? Per quanto cattivi, voi sapete dare cose buone ai vostri figli. A maggior ragione il Padre che è nei cieli darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono.
Perciò io vi dico, non preoccupatevi troppo del cibo che vi serve per vivere o del vestito che vi serve per coprirvi. La vita infatti vale più del cibo e il corpo più del vestito. Osservate i corvi. Non seminano e non raccolgono, non hanno né dispensa né granaio. Eppure Dio li nutre. Ebbene, voi valete molto più degli uccelli. Chi di voi, per quanto si affatichi, può prolungare la propria vita? Se non potete fare questa piccola cosa, perché vi affannate per il resto? Osservate come crescono i fiori dei campi. Non lavorano né filano. Ma neppure Salomone con tutta la sua ricchezza ha mai avuto un vestito così bello. Visto che Dio veste così l'erba del campo che domani verrà gettata nel fuoco, quanto più splendidamente vestirà voi? Gente di poca fede. Accresci la nostra fede, Signore. Se aveste una fede piccola come un granello di senape, potreste dire a questa pianta di gelso: togliti di qui e vai a piantarti nel mare, e vi ubbidirebbe. Certo, gli scandali non mancheranno mai. Però guai a chi li provoca. Sarebbe meglio per lui che fosse gettato in mare con una grossa pietra al collo, piuttosto che far peccare uno di questi piccoli. A che cosa somiglia il regno di Dio? È simile a un granello di senape che un uomo semina nel suo campo. Il seme germoglia e diventa un albero, e gli uccelli fanno il nido tra i suoi rami. Io non capisco di che cosa sta parlando. Perché mangi e bevi con i pubblicani ed altri rifiuti della società? Non è chi sta bene che ha bisogno del medico, ma solo chi è malato. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori, affinché si convertano. Parlaci ancora del regno di Dio. Cos'altro ci puoi dire? Non temete, piccolo gregge, perché il Padre vostro ha voluto dare a voi il suo regno. Vendete quel che possedete e il denaro datelo ai poveri. Procuratevi ricchezze che non si consumano, un tesoro sicuro nel cielo. Là i ladri non possono arrivare e la ruggine non lo può distruggere. Perché dove sono le vostre ricchezze, là c'è anche il vostro cuore. Donna, sei guarita dalla tua malattia. Guardate! L'ha guarita! È un miracolo! Guardate, sta bene! Venite a vedere! Benedetto sia il Signore! Erano 18 anni! Dio ti benedica, maestro! Ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare. Venite dunque in uno di questi giorni a farvi guarire, ma non venite di sabato. Ipocriti! Forse che ciascuno di voi non scioglie il suo bue o il suo asino anche di sabato per portarlo a bere? E costei che è figlia di Abramo e che Satana teneva legata da 18 anni. Non doveva essere sciolta anche se è sabato?
Maestro buono, che cosa devo fare per ottenere la vita eterna? Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Conosci i comandamenti? Non commettere adulterio, non uccidere, non dire il falso contro nessuno. Onora tuo padre e tua madre. Ma fin da giovane io li ho osservati, questi comandamenti. Ti manca ancora una cosa. Vendi tutto quello che hai e dai il ricavato ai poveri. E avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. Ma noi siamo mercanti, gente ricca. Quanto è difficile per un ricco entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Chi può salvarsi allora? Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Ma quando verrà esattamente il regno di Dio? Il regno di Dio non viene in modo spettacolare. Nessuno potrà dire, eccolo, è qui, oppure è là. Perché il regno di Dio è già in mezzo a voi. Verrà il tempo in cui desidererete vedere anche solo per poco il figlio dell'uomo, ma non lo vedrete. Come il lampo che balena da un punto all'altro del cielo, così sarà il figlio dell'uomo nel suo giorno. Ma prima dovrà soffrire molto ed essere rigettato dagli uomini di questo tempo. È più facile che finiscano il cielo e la terra, piuttosto che cada anche la più piccola parola della legge di Dio. Molti profeti e re avrebbero voluto vedere ciò che voi vedete, ma non lo videro. Udire ciò che voi udite, ma non l'udirono. Che cosa dobbiamo fare? Cosa c'è scritto nella legge? Che cosa vi leggi? Ama il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e con tutta la tua mente. E ama il prossimo tuo come te stesso. Hai detto bene, fa questo e vivrai. E chi è il mio prossimo? Non saranno quei soldati? Non è certo Cesare. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico quando fu aggredito dai briganti. Lo spogliarono, lo bastonarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso passò un sacerdote. Vide l'uomo ferito e passò dall'altra parte. Anche un levita passò per quella strada. Anche lui lo vide, si scansò e proseguì. Invece un samaritano che era in viaggio gli passò accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli andò vicino, versò olio e vino sulle sue ferite e gliele fasciò. Poi lo caricò sul suo asino e lo portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno dopo diede 2 monete d'argento al locandiere e gli disse: abbi cura di lui e se spenderai di più, pagherò io quando ritorno. Chi di questi 3 si è comportato come prossimo per quell'uomo che aveva incontrato i briganti? Chi ha avuto compassione di lui? Allora fate lo stesso voi. Lasciate che i bambini vengano a me e non mandateli via, perché Dio dà il suo regno a quelli come loro. Vi assicuro, chi non l'accoglie, come farebbe un bambino, non vi entrerà. Chi accoglie i bambini nel mio nome accoglie me. E chi accoglie me accoglie colui che mi manda. Perché chi è il più piccolo tra voi è il più grande. Ehi, che succede? Chi è questa gente? È Gesù di Nazareth, con i suoi discepoli. Gesù!
Gesù! Figlio di Davide, abbi pietà di me! Cosa vuoi che io faccia per te? Fa che io ci veda. Allora vedi. La tua fede ti ha salvato. Io vedo. Io vedo! Io vedo! Oh. Oh. Gesù attraversava città e villaggi e insegnava. Intanto andava verso Gerusalemme. La folla gli chiedeva di mostrare la via della salvezza e di parlare del regno di Dio. Quest'uomo è veramente un profeta. Mio signore, maestro, salvami! Salvaci, signore, salvaci! Gloria al Signore! Mostraci la vera via, signore! La gente cominciava a riconoscere Gesù come signore e maestro. A Gerico c'era un pubblicano di nome Zaccheo che desiderava vedere Gesù. Così salì su un albero. Ehi, guardate il pubblicano! Scendi in fretta, Zaccheo. Oggi devo fermarmi a casa tua. Davvero? Ma chi ci vuole andare a casa sua? Ma come fa Zaccheo a conoscere Gesù? Ascoltate. Io darò la metà dei miei beni ai poveri. E se ho frodato qualcuno, gli restituisco 4 volte tanto. Chi l'avrebbe mai detto? Un pubblicano che restituisce il mal tolto. È incredibile. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Anche quest'uomo è un discendente d'Abramo. Il figlio dell'uomo è venuto a salvare chi era perduto. Ascoltate. Andremo a Gerusalemme. E tutto ciò che i profeti hanno scritto del figlio dell'uomo si compirà. Sarà consegnato ai pagani. E sarà schernito, deriso, oltraggiato e coperto di sputi. Sarà flagellato e ucciso. Ma il terzo giorno egli risorgerà. E Gesù prese risolutamente la strada di Gerusalemme. Maestro, fa tacere subito i tuoi discepoli. Io ti dico che se essi tacessero, le pietre stesse si metterebbero a gridare. Benedetto chi viene nel nome del Signore!
Gesù si avvicinava sempre più a Gerusalemme e quando vide la città si mise a piangere per lei. Se almeno oggi tu sapessi ciò che occorre alla tua pace, ma non riesci a vederlo. Verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte e distruggeranno tutto ciò che è dentro le tue mura e tutti i tuoi figli. E non lasceranno pietra su pietra perché tu non hai saputo riconoscere il tempo in cui sei stata visitata. Il Santo Tempio a Gerusalemme, oltre che un luogo di adorazione, era diventato un centro di commercio. Cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. La mia casa sarà casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di briganti! Lasciate stare i miei animali! Fermato! Fermato! L'opposizione cresceva tra i capi politici e religiosi, perché la gente proclamava Gesù re. Mi dicono che la vostra gente già lo considera un re. Un re? Il re delle sgualdrine e dei ladri. Ne abbiamo avuti altri così. Vengono, accampano pretese e scompaiono, e la gente li dimentica. Non essere cieco. I suoi seguaci aumentano ogni giorno. Il popolo lo ammira. E lo considera re. Ascoltate il mio avvertimento. Se continuerà a turbare la quiete pubblica, ne risponderete voi. Forse ha ragione lui. È ora di affrontarlo, questo Gesù. E a misura che Gesù attaccava l'ipocrisia degli scribi e dei farisei, il suo seguito tra gli ebrei aumentava. E aumentava anche l'opposizione di coloro che egli condannava. Un giorno nel tempio Gesù vide una povera vedova che offriva due monetine di rame. Così poco? Non puoi dare di più? Io vi dico che quella povera vedova ha messo più di tutti gli altri, perché tutti gli altri hanno messo nelle offerte parte del loro superfluo, mentre lei, nella sua miseria, vi ha messo tutto ciò che le rimaneva per vivere. Senti, che diritto hai di fare quel che fai? Chi ti ha dato questa autorità? Voglio farvi anch'io una domanda. Chi ha mandato Giovanni a battezzare, Dio o gli uomini? Che dobbiamo dire? Se rispondiamo Dio, lui dirà: perché allora non gli avete creduto? Ma se diciamo gli uomini, questa folla ci lapiderà, perché sono tutti convinti che Giovanni fosse un profeta. Noi non sappiamo chi l'ha mandato. E allora neanch'io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. C'era una volta un uomo che piantò una vigna. L'affittò a dei coloni e poi si allontanò per molto tempo. Quando venne il tempo della vendemmia, mandò un servo dai coloni.
per farsi dare la sua parte del raccolto. Ma i coloni lo bastonarono e lo rimandarono a mani vuote. Così mandò un altro servo. Ma i coloni bastonarono anche questo, lo oltraggiarono e rimandarono anche lui a mani vuote. Allora ne inviò un terzo. Ma i coloni ferirono anche questo e lo cacciarono via. Allora il padrone della vigna si disse: «Che cosa devo fare? Manderò il mio figlio diletto. Lui lo rispetteranno, spero». Ma appena i coloni lo videro arrivare, si dissero: «Costui è l'erede. Uccidiamolo e la sua eredità sarà nostra». E come andò a finire? Lo cacciarono dalla vigna e lo uccisero. Cosa farà dunque il padrone della vigna a quei coloni? Verrà, ucciderà quei coloni e affiderà la sua vigna ad altri. Che vuol dire il passo delle scritture? La stessa pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra più importante. Chiunque cadrà su questa pietra si sfracellerà. E colui sul quale essa cadrà rimarrà schiacciato. Maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni rettamente e che non dai alcuna importanza all'apparenza degli uomini, ma insegni la via del Signore secondo la verità. Dici, secondo te è giusta la legge che ci impone di pagare il tributo all'imperatore romano o no? Attento, Gesù! È un tranello! Mostratemi una moneta. Di chi sono questa faccia e questo nome? Di Cesare! Date dunque a Cesare quello che è di Cesare, ma a Dio quello che è di Dio. Non sapete come rispondere, eh? Si avvicinava la festa degli azimi di Pasqua. E Gesù mandò avanti Pietro e Giovanni a preparare la cena rituale. Ho tanto desiderato fare questa cena pasquale con voi prima di soffrire. Vi assicuro che non celebrerò più la Pasqua finché non sarà realizzata nel regno di Dio. Benedetto sei tu, Signore Dio nostro, Re dell'universo, che fai scaturire il frutto dalla vite. Prendete questo e fatelo passare tra voi. Vi assicuro che non berrò più vino fino a quando non verrà il regno di Dio. Benedetto sei tu, Signore Dio nostro, Re dell'universo, che fai scaturire il pane dalla terra. Questo è il mio corpo che è offerto per voi. Fate questo in memoria di me. Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, offerto per voi. Ma ecco, il mio traditore è qui a tavola con me. Il figlio dell'uomo deve morire come è decretato, ma guai a quell'uomo dal quale è tradito. Ma non è vero. Non può essere vero. Non è possibile. Chi sarà il traditore, maestro? Non può essere. Ma come può dire una cosa? Non...
il maggiore fra voi si comporti come il più piccolo. E chi comanda come chi serve. Chi è infatti più grande? Colui che siede a tavola o colui che serve? Quello che siede a tavola, non vi pare? Eppure io sto in mezzo a voi come un servo. Voi siete quelli rimasti sempre con me, anche nelle mie prove. Io vi faccio eredi di quel regno che Dio, mio Padre, ha dato a me. Voi mangerete e berrete alla mia tavola, nel mio regno. E siederete sui troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Allora non ci sarà un traditore. Simone, Simone, ascolta. Satana ha preteso di mettervi alla prova, di vagliarvi come fa il contadino che separa il grano dalla pula. Ma io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E quando sarai tornato a me, conferma i tuoi fratelli. Signore, con te sono pronto ad andare anche in prigione, e anche alla morte. Io ti dico, Pietro, oggi stesso, prima che canti il gallo, tu avrai negato 3 volte di conoscermi. Quando vi ho mandato senza borsa né sandali, vi è mancato qualcosa? No, niente. Ma ora chi ha una borsa la prenda. E chi non ha una spada venda il suo mantello e se ne procuri una. Vi dico infatti quel che dice la Bibbia. Egli è stato messo tra i malfattori. Ecco, quel che mi riguarda sta ormai per compiersi. Guarda, ecco qui 2 spade, signore. Basta, basta. Intanto il Sinedrio si era riunito per cercare il modo di sbarazzarsi di Gesù. Poi Satana entrò in Giuda, detto Iscariote, che era uno dei 12. Egli si mise d'accordo con il Sinedrio per arrestare Gesù. Intanto Gesù aveva lasciato Gerusalemme ed era salito come al solito sul Monte degli Ulivi per pregare. Pregate per resistere nel momento della prova. Giuda Iscariota tradì Gesù per 30 monete d'argento. Gesù sapeva che si stava avvicinando l'ora della sua morte per i peccati dell'umanità. E pregava. Padre, se vuoi, allontana da me questo calice di dolore. Però non sia fatta la mia volontà, ma la tua. E un angelo gli apparve dal cielo per confortarlo. E il suo sudore cadeva a terra come gocce di sangue. Perché dormite? Alzatevi e pregate per non cadere in tentazione.
Giuda. Con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo. Signore, dobbiamo usare la spada! Avanti, arrestate! Smettete, basta! Guardate, l'ha guarito. Siete venuti con spade e bastoni, come fossi un brigante. Io stavo ogni giorno con voi nel tempio e non mi avete mai arrestato. Ma questo è il vostro momento, in cui regna il potere delle tenebre. Portatelo via. Svegliatelo bene. I soldati lo portarono nel cortile e lo derisero, chiamandolo re dei Giudei. Ecco un mantello da re! Raccontaci quello che succederà! Ci salverai, vostra maestà? Ha intenzione di salvarci? Anche quest'uomo era con Gesù. Donna, non so neppure chi è. Era con lui, l'ho visto io. Tuo umilissimo servo, signore! E guardami in faccia quando ti parlo! Anche tu sei uno di loro! No, non è vero! Sicuro che anche questo qui era con Gesù. Perché anche lui è della Galilea. Vattene via! Non so neanche di cosa stai parlando. Gesù si girò e guardò Pietro negli occhi. Allora Pietro ricordò quello che il Signore gli aveva detto. Oggi stesso, prima che canti il gallo, tu avrai negato 3 volte di conoscermi. Signore, ti supplico, perdonami. Tu che operi secondo la grandezza del tuo potere, tu che perdonasti i nostri padri quando si ribellarono contro di te, tu che, essendo in collera con loro, anziché distruggerli, li illuminasti con la potenza del tuo amore e onorando il tuo patto, li risparmiasti. Chi ti ha colpito, indovina? Profetizza! Chi ti colpirà adesso? Basta! Smettetela, vi dico. Portatelo davanti a Sinedrio. Alzati! Il Sinedrio si riunì per interrogare Gesù.
Dici, sei tu il Messia? Anche se lo dico, voi non mi credete. E se io vi interrogo, voi non mi rispondete. Ma d'ora innanzi il Figlio dell'uomo starà accanto a Dio Onnipotente. Dunque, sei proprio il Figlio di Dio? Sì, io lo sono. Si è dichiarato figlio di Dio? Non è possibile. No, chi gli ha dato l'autorità di parlare così? Dio lo punirà per questo. Sì, è blasfemo. Dio lo punirà. Abbiamo sentito con le nostre orecchie ciò che ha detto. Lo porteremo da Pilato. Sì, adesso! Sì. Cosa fa? Che cosa fa? Avanti! E lo condussero da Ponzio Pilato, implacabile governatore romano, responsabile della crocifissione di molte persone. Che cosa volete da me a quest'ora del mattino? Abbiamo trovato quest'uomo che sobillava il popolo! Ha provocato un tumulto nel mercato del Tempio! Quale sarà la tua sentenza? Condannalo! Non trovo alcuna ragione per condannare quest'uomo, nessuna ragione. Per noi è colpevole. Dice alla gente di non pagare il tributo all'imperatore. Si fa chiamare il Messia. Dice di essere re. Dice di essere re? Sei tu il re dei giudei? Tu lo dici. Ha cominciato in Galilea e ora è arrivato qui. In Galilea? Costui dunque è un Galileo. In questo caso è Erode che deve giudicarlo. Si trova ancora qui a Gerusalemme, vero? Portatelo da Erode. Chi dici di essere tu? Chi sono quelli che chiami i tuoi discepoli? Molta gente dice che sai fare miracoli. Fanne qualcuno per me. Maestà, è colpevole di aver corrotto il popolo. Si fa chiamare il Cristo Re. Costui? Un re? Vostra Maestà. Colpitelo bene. Riportatelo da Pilato. Questa è la sua provincia.
Quest'uomo non ha commesso nulla che meriti la morte. Perciò io lo farò frustare. E poi lo manderò libero. Come governatore sei solito rilasciare un prigioniero in occasione della Pasqua. Rilascia dunque Barabba. Sì. E metti a morte costui. Rilascia Barabba. Crocifiggi Gesù! Sì, crocifiggi! Tu e tu, flagellatelo! Ma continuarono a gridare con tutte le forze che Gesù doveva essere crocifisso. Così Pilato pronunziò la sentenza di morte per Gesù. Come tutti avevano chiesto, liberò Barabba, che era stato messo in prigione con l'accusa di sedizione e omicidio, e consegnò loro Gesù per essere crocifisso. Come ti chiami? Simone di Cirene, signore. Vatti avanti. Tagliate le corde! Ora portalo tu. Indietro! Indietro! Lasciatelo stare! Avanti, comberate la strada. Indietro, state indietro! Signore, noi piangiamo, piangiamo per te. Bevi questo, bevi. Bevi, signore. Donne di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figli. Perché se tali cose sono fatte oggi al legno verde, che cosa sarà fatto al legno secco? Che Dio ti aiuti. Noi pregheremo per te. Avanti! Uomini, avanti! Forza! Sbrigatevi! Ora tu, avanti! Più veloce, avanti! Sbrigatevi, forza! Più svelti! Muovetevi! Muovetevi! Ora te, uomini! Cammina!
Avanti, che aspettate? No! No! Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Ha salvato altri. Ora salvi se stesso. Sì, salva te stesso se sei il Messia. Se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce! Fa uno dei tuoi miracoli! E così Gesù fu crocifisso tra due ladroni, in adempimento di profezie che vari profeti di Dio avevano annunziato centinaia di anni prima. Questa non è la tunica di un ordinario santone. Dammela, la prendo io! No, non la strappate! Aspettate, aspettate! Ce la giochiamo a dadi! Avanti, vediamo, tocca a me tirare. Ma che fortuna! E cosa ci farai con quella tunica ora che l'hai vinta? Sopra il capo di Gesù misero un cartello con queste parole: quest'uomo è il re dei Giudei. Salvati, se è vero che sei il re dei Giudei. Sei tu il Messia. Salva te stesso e noi. Non hai timore di Dio? Lui ha avuto la stessa condanna che hai avuto tu.
Ma lui non ha fatto niente di male. Ricordati di me, Gesù, quando sarai nel tuo regno. Ti assicuro, oggi sarai in paradiso con me. Verso mezzogiorno si fece buio per tutta la regione, fino alle 3 del pomeriggio. Il velo appeso nel tempio si squarciò a metà. Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. L'ufficiale romano, vedendo quel che accadeva, rese gloria a Dio dicendo: veramente questo era un uomo giusto. Giuseppe di Arimatea, un uomo giusto, membro del Sinedrio, che non aveva dato il suo consenso alla condanna, ottenne da Ponzio Pilato il permesso di deporre il corpo di Gesù nel proprio sepolcro, prima che sorgesse l'alba del sabato. Perdonaci, stiamo seguendo il corpo del nostro Signore. Siate le benvenute. Ma ora andiamo. Il sabato si sta avvicinando. La domenica di buon mattino le donne tornarono al sepolcro, portando gli aromi e i profumi che avevano preparato. Videro che la pietra che chiudeva il sepolcro era stata spostata. Entrarono nel sepolcro, ma il corpo del Signore Gesù era scomparso. Cercate tra i morti colui che è vivo. Non è qui, ma è risuscitato.
Ricordatevi che ve lo disse quando era ancora in Galilea. Il figlio dell'uomo sarà consegnato in mano ai nemici di Dio e questi lo crocifiggeranno, ma il terzo giorno risusciterà. Ascoltate! La pietra era stata rimossa. Noi siamo entrate. E il corpo del nostro Signore era sparito. Come? Il corpo non c'era più. E poi ci sono apparse due figure. Due angeli sfolgoranti, come il sole. E uno ha detto: perché cercate tra i morti colui che è vivo? È vero! Credeteci. Dovete crederci. Li abbiamo visti. Andate a vedere voi stessi. Il sepolcro era vuoto. Il Signore era scomparso. Pietro, devi crederci! Gesù apparve a due dei discepoli. Tornarono gioiosi a dirlo agli altri. È vero che il Signore è risorto. È apparso a Simone. Non l'avevamo riconosciuto. Sulla strada di Emmaus. Ma quando ha spezzato il pane l'abbiamo riconosciuto. Ad Emmaus. Chissà perché è andato lì. La pace sia con voi. Perché siete così turbati? Perché nei vostri cuori si levano questi dubbi? Guardate, le mie mani e i miei piedi. Come vedete, sono proprio io. Toccatemi e lo capirete. Perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io. Era proprio questo che vi dicevo quando ero ancora con voi. Che tutto quello che è stato scritto di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi si doveva compiere. Così sta scritto. Il Messia deve soffrire e risuscitare dai morti il terzo giorno. E nel suo nome la conversione e il perdono dei peccati saranno predicati a tutte le nazioni, cominciando da Gerusalemme. Voi siete i testimoni di queste cose. E io manderò su di voi il dono promesso dal Padre mio, ma voi rimanete in città, finché dall'alto non siate rivestiti di potenza. Dio vi benedica e vi protegga. A me è stato dato ogni potere, in cielo e in terra. Perciò andate, fate diventare miei discepoli tutti gli uomini del mondo. Battezzateli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Insegnate loro a ubbidire a tutto ciò che io vi ho comandato. E sappiate che io sarò sempre con voi, tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Nelle sacre scritture, Dio dichiara che il Messia sarebbe venuto per essere il Salvatore del mondo. La vita di Gesù prova che egli è proprio colui del quale avevano parlato i profeti.
Isaia profetizzò che la giovane avrebbe concepito e partorito un figlio. Alcuni secoli dopo, la nascita di Gesù adempì questa profezia. Le sacre scritture dichiaravano che il santo nascituro sarebbe stato chiamato il Figlio di Dio e che il miracolo della nascita virginale sarebbe avvenuto grazie all'intervento spirituale dello Spirito di Dio. Questo significa che Gesù sarebbe stato chiamato in senso spirituale il Figlio di Dio. Possiamo vederlo nella sua vita. Ha guarito gli ammalati, perdonato i peccati, ha riportato le persone a Dio e ha promesso loro un posto nel suo regno eterno. Ha offerto se stesso come sacrificio per il peccato al loro posto. È risorto e ha vinto la morte, secondo il piano di Dio. Gesù ha detto: «Nessuno mi toglie la vita. Sono io che la depongo di mia propria volontà». La vita di Gesù ha adempiuto gli scritti dei profeti e così dimostra la verità della sacra parola di Dio. I profeti avevano scritto: «La parola di Dio è perfetta, essa dura in eterno». Gesù stesso ha detto: «Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno». Gesù è venuto per donarci la vita in tutta la sua pienezza. Ma quando l'uomo ha disubbidito a Dio nel giardino dell'Eden, ha scelto la propria via e le sue azioni lo hanno separato dal Creatore. Le sacre scritture dichiarano che tutti hanno peccato e che il salario del peccato è la morte. Si tratta della morte spirituale, cioè della separazione eterna da Dio. Ma come Dio ha provveduto un montone che morisse al posto del figlio di Abramo, allo stesso modo ha mandato Gesù il Messia perché morisse al posto nostro. La sua vita, morte e risurrezione ristabiliscono la relazione tra Dio e tutti coloro che credono in Lui. Ora, coloro che seguono Gesù non solo sono perdonati per i loro peccati, ma sono anche salvati dal giudizio eterno di Dio. Hanno la certezza di andare in paradiso e di vivere con Lui per sempre. Gesù offre ad ogni individuo la vera vita, che è la libertà dalla colpa e dal potere del peccato. Questo non vuol dire seguire una religione, ma scegliere di avere fede in Gesù, che dice: «Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui». Ciò significa che dobbiamo tornare a Dio e credere che Gesù possa entrare nella nostra vita per perdonare i nostri peccati e trasformarci in ciò che Lui vuole che siamo. Non basta conoscerlo con l'intelletto, né sentirlo con il cuore. Bisogna che lo riceviamo con un atto volontario di fede, che dica sì alla sua grazia. Quando una persona è pronta a seguire Gesù, può rivolgersi a Lui con una semplice preghiera. Forse sei pronto ora a donare la tua vita a Dio. Se è così, puoi in silenzio far tua questa preghiera. Signore Gesù, ho bisogno di te. Ti ringrazio perché sei morto sulla croce per i miei peccati. Confesso i miei peccati e mi pento. Ti apro la porta della mia vita e ti ricevo come mio Salvatore e Signore. Grazie per aver perdonato i miei peccati e per avermi dato la vita eterna. Fa di me il genere di persona che tu vuoi che io sia, ora che ho scelto di seguirti. Amen. Gesù disse a proposito dei suoi discepoli: «Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono». Per sperimentare la vita abbondante che Gesù ha promesso, coloro che lo seguono parlano con Dio ogni giorno e leggono o ascoltano la sua parola. Inoltre, parlano ad altri di lui e si incontrano con coloro che lo amano e lo seguono.
non dimenticare la sua meravigliosa promessa. Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente.